Ci sarà un momento delicato che si evolverà qua in questo spazio, al centro della scena. Intanto chiamo entrambi qua vicino a me. Lui è un architetto, è laureato infatti in architettura a Firenze e dal 2000 inizia ad occuparsi di fotografia nella danza. Dal 2014 realizza video in ambito artistico, archeologico e industriale. E i suoi progetti fotografici e video tendono ad avvicinare i danzatori della Sardegna al paesaggio. E quindi un applauso a Luca Di Bartolo, un applauso forte, forte, forte. Ben trovato. Grazie di essere qui. Noi vedremo proprio, credo, questo respiro adesso di immagini sul quale si muoverà. Adesso chiamiamo anche la protagonista, che a sua volta è premiata in qualità di eccellenza. È giusto, Luca? Ci sarà appunto un breve momento di Michela con Mauro Lacconi e Marco Caredda e poi un estratto del video che in realtà è di 11 minuti, che in questo caso è solamente la parte finale, e appunto gli ultimi 3 minuti del video che è stato realizzato nella zona vicino a Cuglieri, nella parte dei boschi incendiati l'estate scorsa, il Montiferru, esatto. E quindi sarà anche importante leggere tra le righe il messaggio che voi volete far affiorare, laddove insomma la distruzione ha compiuto purtroppo il suo dramma. Ma lei, danzatrice, è qui in quanto ha studiato a suo tempo danza classica, modern jazz, danza contemporanea e teatro danza, e dal 2004 è danzatrice per la compagnia Lucido Sottile. E dal 2005 insegna danza contemporanea e si diploma in gioco danza. Quindi il saluto e l'applauso è per Michela Laconi. Eccola qua. Ovviamente il tempo questa sera si è un po' prolungato perché avevamo tante, 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 tante cose. Però non vi dico con quale amore noi assistiamo a questo momento che voi ci portate e dopo, nella consegna del premio, avremo modo di strapparti una parola. Va bene? Quindi assistiamo a questo momento che loro hanno preparato per noi. Volevi dire qualcosa, Luca? Vorrei aggiungere che la colonna sonora del cortometraggio è di Marco Caredda e la voce che sentirete, perché c'è anche una parte di voce recitante, è di Sara Perra. E allora andiamo a vivere questo momento che avete preparato per noi. Thank you.
profonda rimane intatta, intatta la vita al di sotto della cenere, la cenere sulle mani, tra le dita, sotto le unghie, brandelli di vita intatta, solo, solo, sotto, al riparo da tutte le mani che la vogliono in frantumi. E io ti cerco, bagnandomi l'anima di nero ti dico, sono te, e tu sei me, in me, me, intatti noi due, sotto la cenere, intatti. Michela Laconi, Luca Di Bartolo, venite al centro perché vi consegniamo ovviamente le vostre targhe. Mi sembra riduttivo perché c'è molto di più in questo oggetto, in questo gesto proteso verso di voi da parte dell'organizzazione di questo evento, che ovviamente salutiamo, la Peter's Day, l'associazione musicale e il comune di Assemini, che hanno fortemente voluto anche voi tra i protagonisti di questa prima edizione. Un saluto e un applauso. Grazie di cuore.